Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Oggi questo episodio natalizio, che sembra un po' anticipato, ma è semplicemente perché l'oggetto che andremo a vedere richiede un po' di tempo per essere ricevuto e quindi per essere in tempo ad averlo per Natale è necessario fare il video un po' prima. Cosa vedremo oggi? Vedremo questo meraviglioso retro arcade. Eh sì, è proprio lui, un Pong che andremo a costruirci con le nostre mani. Ma subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni su quanto vedete nel video e quindi dove trovare questo oggetto che si trova su Amazon e tutte le informazioni necessarie. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non farò calendario dell'avvento che comportava la realizzazione di circa 24-25 video, che è stato davvero impegnativo. L'anno scorso poi era un oggetto piuttosto semplice e ho in mente di fare ancora una roba del genere, ma con degli oggetti un po' più complicati. Questo richiede davvero un grande lavoro ed è necessario che proceda molto in anticipo per fare questo tipo di video, insomma. E quindi al limite sarà per l'anno prossimo. Per quest'anno ci accontentiamo di questo bellissimo oggetto che, come vedete, si presenta proprio come una specie di retro console. È un pannello a LED ed è una piccola scatola di montaggio veramente molto 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 semplice. Richiede veramente poche saldature e un lavoro davvero alla portata di tutti. E quindi anche voi che magari non siete tanto preparati, tanto pronti o che non avete magari tutte le attrezzature necessarie, sarete in grado di poterlo fare semplicemente con un saldatore e un pezzettino di stagno. Andiamo subito a vedere che cosa c'è nella confezione. La confezione si apre in questo modo e dentro cominciamo subito a vedere quello che è la parte elettronica. C'è una chiusura magnetica e dentro si rivela tutta la parte della componentistica e di tutto ciò che compone questa piccola e semplice scatola di montaggio. C'è un coperchio, estraiamo tutto il materiale e qua ci sono le istruzioni. C'è anche un pannello di materiale trasparente un po' traslucido che serve per nascondere un pochino l'elettronica e questa scatola sarà anche il contenitore di tutto l'oggetto. Cominciamo a vedere un attimo le istruzioni cercando di capire un po' come funziona. Allora, le istruzioni sono tutte in inglese, però è davvero veramente semplice. Ecco come si presenterà una volta ultimato. Spiega tutte le caratteristiche tecniche, illustra quali sono le componentistiche presenti all'interno del kit, tutte con le varie lettere che indicano che questo è il pezzo A, questo è il pezzo B, anzi giriamolo nello stesso senso della fotografia, tutto qua, questa è la manopola C, il potenziometro B, eccetera. Spiega di aprire il contenitore e qui si comincia a fare il lavoro. Ma innanzitutto bisogna tirare fuori tutti i vari pezzettini che troviamo all'interno. Cosa troviamo all'interno? Troviamo un portabatterie, un trasduttore piezoelettrico che è quello che farà il suono, è una sorta di altoparlantino, pezzo di metallo che al momento non so bene a cosa serva, del filo elettrico che ci servirà per fare i cablaggi dei potenziometri, che sono questi. Questi sono i potenziometri per posizionare la manopola e quindi spostare la racchetta del gioco di Pong. Qui abbiamo un altro potenziometro. Qui abbiamo tutta la scheda elettronica, che è già preassemblata. Abbiamo un microprocessore, abbiamo dei multiplexer per i LED e qua abbiamo una matrice di LED che servirà per farci vedere il piano di gioco. Qui abbiamo dei dadi e delle rondelle per il fissaggio dei potenziometri, un altro pezzettino di metallo e poi abbiamo due manopole che cercheremo di tirare fuori. Eccole qua, una e una due. Questo che è un pezzo di plastica porta oggetti, lo spostiamo e lo togliamo. Come prima cosa prendiamo questo pezzo di plastica, come è indicato qua, e cominciamo a fissare i potenziometri. Potenziometri è indicato, vedete c'è questo dentino che viene fuori, deve infilarsi in questo buchino, si mette così, poi si mette una rondella e poi il dado. Con una pinza avvitiamo il dado e poi bisogna fissare anche l'altro potenziometro sempre allo stesso modo. Dove c'è questo foro nella plastica trasparente bisogna che ci vada a finire questo dentino.
Ok, poi vediamo qua cosa dice. Inseriamo la scheda qua all'interno del suo vano. Dovrebbe più o meno rimanere in posizione. Sì. Poi, visto da dietro, dovremmo vedere esattamente quello che vediamo qua nell'immagine. Poi dice di preparare dei fili come da fotografia. Dice di preparare un filo lungo 3 cm, uno 12 cm e due fili da 15 cm. Questo è il filo che ci viene dato in dotazione, quindi facciamo il taglio come dicono loro. 3 cm, 12 cm e due fili da 15 cm. Ok, a questo punto sbucciamo, diciamo, leggermente questi fili in modo da far sì che si possano saldare. Io sto utilizzando il tronchesino, voi potete utilizzare lo strumento che avete a disposizione, una piccola forbice o qualsiasi cosa abbiate che possa più o meno fare questo lavoro. Un tronchesino è sicuramente molto più comodo. Poi dice che questo filo qua sembrerebbe che vada anche sbucciato a metà strada, a circa una distanza, non è ben chiaro quanto, però noi lo facciamo circa, secondo me, sui 2-3 cm, un po' come questo, sì, 2 cm diciamo. Ok, abbiamo fatto questo filo con questa sbucciatura in mezzo, quello da 15 cm, e adesso andiamo a stagnare tutti i punti che abbiamo sbucciato e spellato. Qua, qua, ok, i fili li abbiamo preparati, andiamo avanti. Vediamo cosa dicono le istruzioni. Ecco, dicono di collegare i fili in questo modo, ovvero i fili da 15 cm. Allora, cominciamo però prima a mettere un goccio di stagno in tutti i punti dove dobbiamo andare appunto a collegare i fili, cioè sui tre pin del potenziometro, tre pin di quest'altro potenziometro, e poi i punti con scritto P4, P2, P3 e P1, che sono questi qua. Andiamo a mettere uno dei fili da 15 cm su un capo di questo potenziometro. Il filo poi va nel P4, che è il primo pin qua in alto, così. Avendo già posizionato dello stagno sarà molto più facile collegarlo. E poi il filo che avanza va collegato a questo pin del potenziometro. E questo è il primo filo. Abbiamo il secondo filo che va su questo punto del potenziometro, va sul P1, che è questo qua, l'ultimo pad in basso qui, e quindi andiamo a collegare questo filo all'altro capo del potenziometro. Poi abbiamo il filo, quello corto, che va collegato sul centrale di questo potenziometro, e poi è collegato sul P2, che è la seconda piazzola del circuito qua. E infine abbiamo il centrale di questo potenziometro, che andrà a collegarsi nell'ultimo pad disponibile, che è il P3. Ed ecco che abbiamo collegato i potenziometri al circuito. Ok, ora dobbiamo andare a saldare su questi altri due pin, K1 e K2, che sono questi due qua, questi due, diciamo, pezzi di filo rigido che serviranno per simulare il contatto che rileva l'inserimento di una moneta all'interno di questa fessura. Quindi noi sulla scatola avremo un punto dove infilare una moneta, e infilando questa moneta, entrando, farà un cortocircuito su queste due lamelle che adesso andremo a posizionare, e quindi il gioco si attiverà. Allora, questa sarà una cosa da preparare, da verificare. Adesso noi cominciamo a saldare questo. Vedete che c'ha un pin piegato. Adesso noi lo andiamo a stagnare e lo andiamo a collegare qua su questa piazzola. Dovete essere rapidi, perché questo pezzo di filo di ferro, chiamiamolo così, stagnato, si scalda rapidamente, poi rischiate di scottarvi le dita. Se siete molto rapidi, bene, se no utilizzate una pinzetta. Saldate l'altro. Ok, quindi abbiamo questi due contatti che andranno, come vedete qua, un po' modellati e piegati al fine di
fare una specie di contatto. Adesso proviamo a fare una cosa più o meno. Quindi io farei così e poi così. Vedete che pieghiamoli di là, diamo così, cosa del genere. Poi quando inseriremo la moneta dovrebbe fare quell'effetto, magari va sulla regolata un po' meglio, più o meno dovrebbe essere una cosa del genere. Allora, la moneta entrando qua, vedete, striscia su questi due contatti, li cortocircuita e dovrebbe attivare il circuito. Poi lo vedremo in azione dopo. Procediamo con gli step successivi. Ok, allora dice di collegare il buzzer su questi due pin qua, ovvero il primo che vedete qua e il terzo. Buzzer, ovvero il trasduttore piezo, quello che suonerà, dovrebbe andare qua o va qua dietro. Sì. Qua lo attaccheremo con del biadesivo o con della colla. Adesso io userò della colla rapida, un micro goccio. Ora poteva andare anche qua, vedo. Ci sono un paio di predisposizioni, però per il momento ci accontentiamo di metterlo lì. Poi saldiamo i due fili. Adesso intanto che attendiamo che si incolla, lo fisso con dello scotch. Per finire ci sono da collegare i due cavi della batteria, che vanno collegati su questi altri due pin. Qua è l'unico punto dove bisogna fare un po' di attenzione, perché i cavi della batteria sono polarizzati, hanno un più e un meno. Prestagniamo questi cavi e poi li andiamo a mettere. Qui c'è scritto GND più 5 volt, per cui qua sul lato sinistro, cioè quello più al bordo scheda, ci va il filo nero e su questo ci va il filo rosso. Poi inseriamo le manopole. Le manopole hanno una piccola vitina qua, mi serve un piccolo cacciavite a taglio qua da inserire, ecco. Poi avvitiamo, regoliamo l'indicatore in modo che sia posizionato nel modo giusto. E idem, facciamo la stessa cosa qua, svitiamo un po' la vite che c'è qua, inseriamo la manopola, ho girato tutto il potenziometro a destra, adesso la svitiamo, la mettiamo in questa posizione uguale a questa qua, poi la avvitiamo. In questo modo tutte e due, vedete, il segno bianco avranno la stessa posizione. E ora dice che il lavoro è praticamente finito. Dice di inserire le batterie e verificare il funzionamento. Se funziona, poi lo chiudiamo e completiamo l'opera. Inseriamo le batterie. Fa un test per vedere che funziona tutto. Qui, come vedete, si spostano le barrettine e già si sente anche suonare. Direi che funziona. A questo punto è possibile provvedere alla chiusura e al completamento di tutto l'oggetto. Per completarlo bisogna inserirlo nella sua scatoletta. Per fare questo dobbiamo ritogliere le manopole che abbiamo inserito, perché adesso le abbiamo messe solo per verificare che funzionasse. Le ritogliamo un attimo, quindi li svitiamo. Poi inseriamo qua all'interno della scatola questo pezzo di plastica, che è quello che conteneva prima tutti i vari oggetti. Poi mettiamo il portabatterie qua dentro, poi appoggiamo questo qua, quindi inseriamo tutto qua dentro. A questo punto mettiamo questo coperchio e poi chiudiamo la scatola. Ci vedo passare i potenziometri nel loro spazio ed ecco qua. Ora inseriamo le manopole in maniera definitiva. Bene, ora è ultimato e proviamo a giocare. Per giocare ci sono due modalità: una è il giocatore contro il computer, e quindi per giocare da soli,
oppure si può giocare in due e con due persone che controllano tutte e due le racchette. Questo è il gioco del Pong che tutti conoscete. Per giocare bisogna inserire una moneta qua dove c'è scritto Insert Coin. Proviamo a inserire la moneta e vediamo cosa succede. Ecco che il gioco si è acceso, è partito, e a questo punto, se all'inizio del gioco rimane sul bordo, si gioca contro il computer. Come vedete, adesso spengo anche la luce. La racchetta si muove da sola. I pallini che vengono disegnati quando... Ecco, adesso ho fatto un punto e vedete che si incrementano i puntini qua che indicano il mio punteggio. Ok, vedete, ho vinto perché ho fatto tutti i pallini. Ora andiamo a vedere come invece giocare in due. Mettiamo un'altra moneta, spostiamo e adesso... È stato veramente semplice, fa anche, diciamo, da salvadanaio, perché i soldi entrano qua dentro, poi aprendolo possiamo tirare fuori i soldi che sono entrati, e quindi fa da vera mini console che si mangia anche i gettoni, insomma, in qualche modo, che poi sono qualche centesimo, insomma qualche euro. Bene, dai ragazzi, molto semplice, alla portata di tutti, davvero un gioco simpatico che vi consente di vedere subito, saldando solamente praticamente 6 fili, 7 fili, un qualcosa di elettronico funzionante con ben 120 LED, tra l'altro. Sono già saldati, ovviamente, però insomma è simpatica l'idea. È un oggetto carino, link in descrizione, lo trovate su Amazon. Ci vuole un po' per averlo perché arriva dall'Inghilterra, in Italia non è disponibile purtroppo. Vabbè, che dirvi ragazzi, volete cimentarvi? È un'occasione buona per mettere mano al saldatore e saldare qualche filo e vedere questo bellissimo oggetto che per molti sarà anche un salto nel passato. Bene amici, io direi che per questo video è tutto. Ricordate di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella. Venite a trovarmi anche su Patreon e su Instagram. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, rilassatevi saldando dei LED. E buon Natale!